Nell'esercizio della sua attività, la società si ispira a principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca. Perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. L'obiettivo principale della banca è quello di essere vicino ai propri soci, clienti e al proprio territorio. La nuova sfida oggi è rappresentata dalla vicinanza alle nuove generazioni web digital, che non per forza sono rappresentate dai giovani, ma da tutti quegli utenti che normalmente utilizzano uno smartphone, un tablet o un PC per accedere alla propria banca. A tal proposito sono stati realizzati alcuni progetti quali il sito internet, la banca telefonica e la nuova cassa interattiva. Altri ne seguiranno per posizionare sempre meglio e sempre di più la banca nel mondo web. La banca ha reso disponibile presso i locali della filiale di Cuneo, Piazza Galimberti, una nuova cassa interattiva. La caratteristica principale della cassa interattiva consiste nel fatto che l'operatore è collegato in videoconferenza e non è presente dal vivo. Questo non comporta alcuna differenza operativa per il cliente, che può richiedere lo svolgimento di qualsiasi operazione bancaria che normalmente svolgerebbe e richiederebbe in una cassa tradizionale. Utilizzare la cassa interattiva è facile, semplice e veloce. Non è necessaria alcuna competenza informatica o tecnologica. La cassa interattiva è ubicata in un locale appositamente dedicato, accessibile tramite la carta bancomat. All'interno di questi locali sono presenti alcuni tablet per consentire ai clienti in attesa di accedere e navigare ad internet. Una volta entrato all'interno dell'ufficio, le porte si richiudono e le vetrate si oscurano, in modo tale da garantire al cliente completa privacy e riservatezza. L'operatore bancario può dunque svolgere tutte le operazioni richieste dal cliente ed eventualmente fornire consulenza, supporto o informazioni commerciali. La cassa interattiva rappresenta dunque un modo nuovo di fare banca, al passo con i tempi e che utilizza tutte le nuove tecnologie presenti sul mercato, ma facile e a portata di tutti. Banca Telefonica è il servizio ideato da Banca Alpi Marittime per raggiungere quei clienti che, per indole o per età, non amano usufruire dei servizi di internet banking. Accedere al servizio è molto semplice, basta utilizzare il proprio telefono. Un operatore della banca risponderà per fornire informazioni o eventualmente supporto in caso di problematiche. Tramite il servizio di Banca Telefonica sarà anche possibile effettuare operazioni, quali ad esempio pagamenti e bonifici. Il servizio di Banca Telefonica si pone quindi come un ulteriore tassello a fianco a quello dell'internet banking per operare fuori dagli uffici della banca in totale tranquillità, comodità e velocità. Articolo 2 del nostro statuto, lo sviluppo economico, sociale, culturale e morale dei nostri soci. Come facciamo a declinarlo concretamente, ossia quali sono le azioni reali che la banca mette in campo per riuscire a realizzare la missione dell'articolo 2? Con alcune iniziative che noi consideriamo importanti. Una delle principali è Vicini Sempre, la mutua privata dedicata a tutti i clienti e soci di Banca Alpi Marittime. La mutua ovviamente come principale obiettivo ha quello della salute e del benessere dei soci e quindi pensa soprattutto a offrire un servizio a disposizione dei soci che consenta loro di accedere a cure mediche, a esami diagnostici e ad altre erogazioni sanitarie a dei prezzi convenzionati, velocemente, senza code, con un prezzo che sia
vicino, il più possibile comparabile con quello del sistema nazionale sanitario. Vicini sempre però non è soltanto questo, noi abbiamo pensato anche alle nostre famiglie e alle cose belle che capitano all'interno delle famiglie. Ogni volta che nasce un bambino e quando i bambini crescono e vanno a scuola e cominciano ad avere le loro attività culturali e di tempo libero, Vicini Sempre è con loro, dando dei voucher che possono essere spesi anche in questo caso all'interno di una rete di centri convenzionati, tutti quanti ovviamente soci della banca. Prima di incontrare Mutuo Vicini Sempre ero davvero in difficoltà. Dovevo sostenere un esame, ma i tempi di attesa erano lunghissimi. Poi andando in filiale ho scoperto l'associazione mutualistica. Ho prenotato in un centro convenzionato e nel giro di 48 ore ho ricevuto l'appuntamento. Subito dopo uno sconto immediato sulla fattura e successivamente un rimborso parziale sull'importo speso. Ma non solo, per mio figlio più piccolo che il prossimo anno si iscriverà a scuola ho ricevuto un voucher di 50 euro da spendere nelle cartolerie e centri convenzionati e per il più grande invece, che frequenta un corso di tennis, un voucher di 40 euro da spendere nei centri sportivi convenzionati Vicini Sempre. E di nuovo articolo 2. Come facciamo concretamente a sviluppare l'economia del nostro territorio? Cosa manca allo sviluppo dell'economia dei nostri territori? I giovani, come spesso capita. E allora cosa possiamo fare per dare un'opportunità ai giovani? Il BAM Lab è una di queste iniziative. È un co-working acceleratore pensato proprio per i giovani che vogliono imprendere, che vogliono fare nuova impresa. Il lavoro non c'è, allora si può creare. Sono Elisa, qui in BAM Lab ho portato il progetto Fab Lab Cuneo. Il BAM Lab per noi è stato un acceleratore perché è riuscito, grazie al percorso di formazione che abbiamo seguito in questi mesi, a focalizzare i nostri obiettivi e a renderli operativi. Il BAM Lab è stata anche un'occasione per creare nuove reti di conoscenze, alcune delle quali si sono poi trasformate e sono diventate amicizie anche nella vita reale. Il valore aggiunto del BAM Lab è stato quello di trovare, prima di un coworking e prima ancora di una banca, delle persone che si sono sedute e hanno ascoltato veramente il nostro progetto e hanno in un certo senso accelerato quello che era per noi un sogno, un'idea, e hanno fatto sì che tutto questo diventasse una realtà. Non c'è soltanto il BAM Lab, ci sono anche altre iniziative, come ad esempio quelle relative al bando scuola. I giovani si formano soprattutto nelle scuole ed è quindi a loro che la nostra banca pensa, erogando dei contributi specifici per lo sviluppo di progetti per innovazione didattica e per inclusione. Non soltanto, c'è anche il momento in cui i giovani cominciano ad approcciare il mondo del lavoro e magari sono giovani con delle competenze brillanti e che si trovano sul nostro territorio. Nello stesso tempo, molte nostre imprese socie hanno dei progetti di innovazione che alcune volte non riescono a tirare fuori per tanti motivi. Uno di questi è che non riescono a trovare le persone giuste per poterlo fare. La banca fa questo, trova i progetti di innovazione all'interno delle imprese e dall'altra parte li abbina con dei giovani di talento che sono delle nostre parti, li mette insieme e così si riescono a sviluppare dei progetti di innovazione sul nostro territorio. Questo è stato fatto per la prima volta quest'anno, si sono create 6 opportunità di lavoro che si stanno concretizzando. Relax Banking è il servizio di home banking messo a disposizione dalle banche di credito cooperativo. È attivabile gratuitamente previa la sottoscrizione di un contratto che fornisce al cliente le abilitazioni per accedere ai servizi. A livello base, il Relax Banking consente di effettuare il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente, ma è anche possibile effettuare pagamenti e disposizioni e, nel caso sia presente un dossier titoli, è anche possibile svolgere operazioni di trading online direttamente dalla postazione di Internet Banking.
Il relax banking è quindi uno strumento molto evoluto e adeguato a quelle che sono le innovazioni tecnologiche del tempo. È veloce, facile, sicuro, accessibile a qualsiasi ora del giorno e attento a tutte quelle che sono le minacce e le frodi informatiche provenienti da internet. Pond 5.